Allevare mucche da latte da trasformare in formaggio, produrre uova da galline allevate a terra e coltivare ortaggi seguendo i dettami dell'agricoltura biologica, senza l'utilizzo di concimi o fertilizzanti di sintesi, così da avere un prodotto sano che rispetti il benessere animale e il ciclo delle stagioni. Pianeta Verde, la nostra trasmissione dedicata al mondo del bio, questa sera alle ore 21 vi porterà alla scoperta di Cascina Lago Scuro, realtà certificata biologica dal 1993, immersa nel verde e oro della campagna cremonese. Una passione, quella per un'agricoltura vera, che si è tramandata di padre in figlio. Abbiamo deciso di fare un'agricoltura un po' diversa dall'agricoltura che c'era qua tutti i giorni e soprattutto che c'è qua intorno. Abbiamo deciso di fare il pascolo, che è una cosa molto particolare in pianura, era molto, si usava molto nei 50-60 anni fa. Abbiamo deciso di recuperare questa, soprattutto questa parte dove stiamo parlando adesso, sono 14 ettari di pascolo, dove le vacche ogni 3 giorni si spostano per mangiare sempre l'erba nuova. Da marzo a novembre loro sono sempre qua. E piano piano sono nate tutte le varie attività. Secondo noi le aziende biologiche devono essere aziende polifunzionali, non si può fare biologico solo facendo una cosa, a meno che non si sia una piccola attività, perché tutte queste attività insieme poi si sono collegate. Le vacche pascolano, dopo passano le galline, si usano gli scarti vegetali per alimentare le galline, sono tante piccole cose che insieme fanno un organismo vivente. Partita con poche mucche che per la maggior parte dell'anno vivono libere, al pascolo, mangiando graminacee, leguminose, senza aromatiche e fiori, non contaminati da sostanze chimiche, la realtà si è ingrandita fino ad arrivare a 20 esemplari in mungitura, il cui latte esente da antibiotici e molto più ricco di acidi grassi essenziali come gli omega 3, intero e crudo, viene trasformato nel caseificio aziendale. Nel vecchio giardino della Cascina poi si trovano gli orti che in base alla stagione regalano verdure prelibate e genuine. Spazio poi al food con la realizzazione di pane e pizza condita con i formaggi e gli ortaggi rigorosamente a chilometro zero.